Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca con il blitz scattato all'alba di questa mattina a Montesilvano nella zona di Via Ariosto, nei palazzi conosciuti come il ghetto. Le forze dell'ordine hanno dato esecuzione a un'ordinanza del sindaco Maragno di sgombero, almeno un centinaio gli stranieri che sono stati fatti uscire. Vediamo insieme il servizio. 300 uomini delle forze dell'ordine dall'alba di oggi stanno dando esecuzione ad un'operazione di controllo del territorio in via Ariosto a Montesilvano, dove sono state sgomberate delle abitazioni occupate da numerosi cittadini extracomunitari. L'operazione, che durerà fino alla serata, è stata portata a termine dopo l'ordinanza firmata dal sindaco di Montesilvano Francesco Maragno. In passato, come si ricorderà, in via Ariosto in più occasioni erano state effettuate operazioni di polizia con sequestri di droga e di merce contraffatta. La situazione è sotto controllo, le forze di polizia hanno operato con grande professionalità, stanno dando attuazione ad un'ordinanza da me firmata diversi mesi fa che prevedeva lo sgombero dell'area per varie ragioni di ordine, sicurezza, igiene, oltre che ormai era diventato un problema anche di traffico di stupefacenti, di commercio di stupefacenti, perché purtroppo era diventato il punto di riferimento di tanti tossicodipendenti dell'area. Oggi viene ripristinata la legalità in un contesto urbano per noi particolarmente importante, perché è una delle zone di maggior pregio della città. È giusto integrare, però l'integrazione passa attraverso il rispetto delle regole, e fino a quando non ci sarà il rispetto delle regole, sotto questo punto di vista non saremo tolleranti. Si tratta dell'ennesimo blitz qui in via Ariosto, potrebbe essere questa l'occasione per far sì che questa situazione possa migliorare definitivamente qui nella zona? Io mi auguro, anzi sono convinto, che questo sia il blitz definitivo. Oggi sono state impiegate 300 unità delle forze dell'ordine, e dopo l'intervento la struttura verrà murata per non consentire a nessuno di potervi accedere. Restituiremo la struttura ai legittimi proprietari affinché la utilizzino in maniera più oculata, ovviamente dopo averla ristrutturata. E a queste parole raccolte dal nostro Paolo Renzetti ha risposto con una nota a Sinistra Italiana attraverso il segretario regionale Daniele Licheri, che ha detto in qualche modo che è stata una vergognosa prova muscolare quella dell'amministrazione comunale di Montesilvano. Immagini, dice Licheri, che sono una pagina orribile che non avremmo mai voluto vedere. Sinistra Italiana ha anche annunciato che attraverso i propri parlamentari farà appello al prefetto per un incontro, e inoltre bisognerà capire, con un'interrogazione parlamentare, dicono, cosa sia accaduto e come si intenda gestire una tale emergenza. Continuiamo con la cronaca. Scoperti 24 lavoratori in nero in seguito agli accertamenti condotti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti e Pescara, che hanno riguardato 17 attività commerciali operanti nelle zone di Vasto, San Salvo e Chieti. Al termine dei controlli sono stati deferiti all'autorità giudiziaria 6 datori di lavoro, mentre per 9 aziende è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività. È passata in giudicato la condanna a 18 anni di carcere, ricorre nuovamente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo Katia Reginella, ora detenuta a Teramo e assistita dall'avvocato Vincenzo Di Nanna, accusata di omicidio volontario aggravato del figlioletto Jason di 2 mesi, scomparso nel giugno del 2011 a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, in concorso con il marito Danny Pruscino, condannato all'ergastolo. Il legale equipara a tortura le tecniche dell'interrogatorio. Nel corso del processo, spiega Di Nanna, sono state commesse gravi violazioni del diritto alla difesa, al punto che la magistratura ha ignorato la certificata condizione patologica dell'accusata, affetta da un significativo ritardo mentale, così da negare il diritto ad un equo processo e sottoporre la Reginella a un interrogatorio tortura. Da qui il ricorso alla Corte Europea. Cambiamo argomento, ora ci occupiamo di sanità, polizia stradale. Dopo Vasto anche Penne sta per perdere il distaccamento
della stradale. La notizia di oggi sta scatenando le proteste nell'area Vestina. Sentiamo il servizio dei colleghi di Vestina News. Assessore Baldacchini, di oggi la notizia dello smantellamento della caserma della Polizia Stradale a Penne. Sicuramente è una notizia ufficiosa, perché noi non abbiamo ricevuto ancora la notizia ufficiale sullo smantellamento, anche se girava la notizia nell'aria, ma sicuramente non è una cosa bella e positiva per noi, considerando l'utilizzo, diciamo, di questa forza importante per quanto riguarda la sicurezza. Però ecco, se dobbiamo dire una forza di compensazione, considerando che quella struttura verrà poi riutilizzata, per già i lavori sono avviati, credo che sono insomma anche alla conclusione, sarà riutilizzato dai vigili del fuoco, quindi come caserma, come punto di riferimento della zona dell'area Vestina, che sicuramente era meglio se ci fossero state tutte e due, però credo che, ho sentito dal viceprefetto, che dovrebbe esserci un tavolo organizzato dalla prefettura in questi giorni e poi vedremo. Ed ora all'Aquila per parlare di ricostruzione, una ricostruzione che prosegue su un doppio binario, male quella pubblica, mentre va bene quella privata. Per Lance serve un tavolo istituzionale apposito che si occupi dei 600 milioni di euro pronti e non ancora spesi. Sentiamo il servizio della redazione aquilana. Mentre la ricostruzione privata all'Aquila ha preso il volo, restano problemi per la ricostruzione pubblica. Ci sono oltre 600 milioni di euro stanziati per la ricostruzione pubblica e non ancora utilizzati, non ancora spesi. Una ricostruzione pubblica che sembrerebbe dunque ferma al palo e che va a un'altra velocità rispetto a quella privata, come conferma anche il presidente dell'ANCE Ettore Barattelli. Sono oltre 600 milioni di euro stanziati e non ancora spesi tra le varie stazioni appaltanti. L'ANCE sta predisponendo ormai da tempo numerosi dossier che sta sottoponendo anche all'attenzione della stampa per fare un'informazione positiva e collaborativa con tutte le stazioni appaltanti. È necessario un grande sforzo di efficienza. Abbiamo chiesto tra l'altro ai candidati sindaci, che ci hanno risposto in senso positivo, che è opportuno convocare, formare proprio un tavolo ad hoc per la ricostruzione pubblica, perché non si può pensare a un centro storico con le case finite senza gli uffici pubblici. All'Aquila comunque si tratta di un modello vincente, una ricostruzione sicura, l'Aquila città sicura dopo il terremoto del 2009. 99 gru si vedono nei cieli aquilani. 99, che è un numero evocativo per la città dell'Aquila, un discreto movimento che si vede per quanto riguarda la ricostruzione, soprattutto nell'asse centrale, con palazzi davvero bellissimi che a breve verranno restituiti. Insomma, non si sa quando, ma l'Aquila sicuramente tornerà più bella di prima, ma soprattutto in sicurezza. Abbiamo contato 99 gru, un numero evocativo, simbolo della nostra città. Siamo a circa il 50% della realizzazione del centro storico. Crediamo si possa fare di più, l'intenzione c'è, l'importante è che tutti gli attori del processo facciano la loro parte e non si inceppi il meccanismo. Ed ora torniamo nell'area Vestina per parlare di sanità e dell'ospedale di Penne. Il direttore sanitario del San Massimo traccia il futuro del nosocomio, al centro di polemiche per le prossime riduzioni di posti letto già in estate. Di Luzio ribadisce però la centralità del presidio sanitario nell'area Vestina. Nell'ultimo periodo si è tornato a parlare a gran voce dell'ospedale di Penne, anche e soprattutto dopo le vicissitudini dell'inverno, dove col terremoto, la vicenda Rigopiano. Quali sono i pensieri del direttore sanitario di Luzio? Ma questo ospedale continua a svolgere la sua funzione di punto di assistenza per l'area Vestina. Se ne è parlato nell'ultimo periodo perché nel periodo estivo ci sarà una riduzione dei posti letto di area medica, ma è una semplice riduzione che anche negli anni passati c'è sempre stata, o per le chirurgie o per l'area medica o per altre attività. Questa riduzione di posti letto ci permette comunque di mantenere attivo tutto l'ospedale, recuperando delle forze infermieristiche da adibire ad altri servizi. Che sicurezza si sente di dare a questi cittadini?
Ma l'ospedale di Penne negli ultimi 4 anni ha mantenuto pressoché costante la sua attività, per cui posso dare le assicurazioni che questo ospedale sta dando negli ultimi 4 anni. I reparti che ci sono funzionano, hanno ottimi professionisti, sia medici che infermieri, e possiamo garantire l'assistenza di base. È un ospedale di base e garantiamo un'assistenza di base. Per assistenze più impegnative o per patologie più importanti, questo ospedale funziona da SPOC nei confronti del LAB, che è l'ospedale di Pescara. La programmazione regionale stabilisce che l'ospedale di Penne è un ospedale di zona disagiata e quindi andrà incontro ad una contrazione dei posti letto, manterrà il pronto soccorso e quindi tutta l'assistenza, la prima assistenza, potrà essere erogata sia medica che chirurgica ancora qui nell'ospedale di Penne. Spero anch'io che ci possa essere un ripensamento a questa programmazione regionale e quindi mantenere almeno le attività che abbiamo adesso. Nuovi fondi per un importo di 600.000 euro per la vita indipendente arriveranno per i disabili della nostra regione, quanto ha detto l'assessore Marinella Sclocco, che ha poi aggiunto che la regione con un'apposita legge ha stanziato ulteriori 200.000 euro per la disabilità infantile. Sentiamo Paolo Renzetti. Una buona notizia per i disabili della nostra regione, assessore Sclocco, sono arrivati nuovi fondi proprio a disposizione della disabilità. Sì, con grande difficoltà, perché insomma i problemi del bilancio li conosciamo tutti, ma con grande tenacia siamo riusciti ad aumentare il capitolo dedicato alla vita indipendente, che oggi avrà quindi una capienza di 600.000 euro, una legge che ha solo l'Abruzzo in Italia e che verte a dare un aiuto ai disabili maggiorenni che appunto hanno, che possono pagare con questi fondi quindi un accompagnatore che gli consente di avere una vita davvero indipendente. La seconda buona notizia invece riguarda un altro fondo che solo l'Abruzzo mette a disposizione ormai da 2 anni, perché è il fondo dedicato ai bambini con malattie rare, quindi all'assistenza di bambini in età pediatrica con malattie rare. Anche qui sono malattie invalidanti come l'asma 1 che di fatto hanno bisogno di molta assistenza. Con questi fondi diamo una mano ai genitori per poter assistere i loro figli. E a proposito di SMA 1, oggi è il compleanno della piccola Noemi Sciarretta, che festeggia i 5 anni. I genitori hanno messo in rete un video per ripercorrere le tappe vissute in questi anni di lotta contro la malattia. Vediamo il servizio. Arrendersi mai, e questo è il messaggio e l'insegnamento che arriva dalla piccola Noemi Sciarretta, che oggi compie 5 anni. Una vita in salita, quella della bambina di Guardia Grele affetta da SMA 1, una forma gravissima di atrofia muscolare spinale che le impedisce di respirare, alimentarsi e sostenersi in posizione eretta in maniera autonoma. Dal 17 ottobre 2012, giorno in cui i medici hanno diagnosticato la malattia, i suoi genitori e soprattutto il papà, Andrea, non si sono dati per vinti ed hanno iniziato un percorso illuminato dal sorriso di Noemi, che non è mai scomparso nonostante la dura prova a cui la vita la sta sottoponendo. La storia di Noemi è diventata l'emblema di tutti i malati di SMA 1 ed ha commosso perfino Papa Francesco, che ha voluto incontrarla e pregare per la sua guarigione. Ma la battaglia della piccola di Guardia Grele ha consentito, oltre alla creazione dell'associazione Progetto Noemi Onlus, anche diversi passi in avanti nel sostegno alle famiglie di bambini affetti da questa tremenda malattia, che viene diagnosticata solitamente nei primi 6 mesi di vita. I corsi di formazione al Gaslini di Genova per la cura delle malattie neuromuscolari, il progetto Caregiver per il sostegno economico alle famiglie di minori affetti da malattie rare e disabilità gravissima, che li assistono H24 evitando nell'ospedalizzazione, e l'avvio del reparto di terapia subintensiva pediatrica all'ospedale di Pescara. Ma come abbiamo detto all'inizio, il motto di Noemi e dei suoi genitori è non arrendersi mai, e allora tanti auguri, piccola Noemi, che la tua vita possa continuare a regalare a tutti ancora molti piccoli ma importantissimi regali.
Andiamo avanti e torniamo nel capoluogo di regione dove è cominciata Officina L'Aquila con la visita nei cantieri più avanzati della ricostruzione, bellezze antiche ristrutturate in sicurezza che a breve saranno restituite alla comunità presente all'Aquila, anche la stampa tedesca. Un viaggio attraverso le bellezze e unicità aquilane che a breve verranno restituite alla città. Officina L'Aquila, come sempre, porta la gente nei principali cantieri della ricostruzione, nello specifico in casa Jacopo Notarnanni, in palazzo Carli Porcinari, in palazzo Camponeschi, nel teatro comunale e nel palazzo ex Carispac. Una finestra delle tecniche di restauro e delle principali tecniche di consolidamento per mostrare ai visitatori la bellezza di palazzi antichi e storici che a breve verranno riconsegnati ai proprietari in tutta sicurezza, ma senza aver violato i paletti della sovrintendenza. Vecchio e nuovo che si fondono in uno spettacolo unico e immagini esclusive. Tra i gioielli che presto torneranno fruibili è anche il teatro comunale. Per quanto riguarda i posti del teatro, si manterrà quello che era in origine? Sì, superiore a 500, anche se noi modificheremo, diciamo, stiamo studiando per cercare di capire come era l'impianto originale della frizione delle persone. Sui tempi invece di restituzione alla città del teatro? I tempi sono, fino adesso li abbiamo mantenuti perché non abbiamo trovato grosse problematiche di intralcio e sono previsti per la fine del 2018. Nei cantieri anche la stampa estera che ha potuto apprezzare e ammirare i lavori e i bellissimi restauri. In alcuni casi, come Palazzo Carli Porcinari, gli interventi hanno scovato degli affreschi che erano sconosciuti persino ai proprietari, in una stanza che veniva solitamente usata come magazzino. È bello questo connubio tra smart e historical city, dice il corrispondente della Tax di Berlino all'Aquila in questi giorni. Ma intanto già sta selva di gru si vede che qua si lavora, che è ripartita la ricostruzione davvero. Poi ho notato già un bel po' di palazzi, palazzine rimesse a posto e adesso andrò a vedere il centro storico più da vicino. Sono molto curioso di vedere questa città, questa ricostruzione in corso con l'approccio di una smart historical city, di una città che si rimane o ritorna, anzi per essere più precisi, quella che era, un centro storico bellissimo che mi ricordo prima del sisma, infatti, però sfrutta, sembra quasi brutto dirlo, sfrutta questa occasione della ricostruzione per renderla modernissima, renderla una città all'avanguardia. L'ASL di Teramo e il Comune hanno deciso per l'abbattimento dell'ospedaletto di Porta Romana. Residenti e associazioni culturali plaudono al progetto e chiedono che venga realizzato un giardino al posto del vecchio edificio. La sovrintendenza però si oppone e Teramo Nostra insorge. Il punto ce lo fa nel servizio Tania Bonnici Castelli. Porta Romana è l'ingresso più antico alla città di Interamnia, un corso che vede la presenza di chiese medievali, antiche botteghe artigiane e trattorie tipiche e che è stato interamente ripavimentato meno di 10 anni fa. Oggi è un angolo di Teramo che vive nel degrado, diroccato. La strada si è rotta in più punti poco dopo la fine dei lavori. Gli scavi delle gallerie dell'80 e il terremoto hanno fatto il resto. Il Comune e l'ASL intanto avrebbero deciso finalmente di demolire parzialmente il vecchio ospedale, che non è più agibile né recuperabile e che costa troppo denaro metterlo continuamente in sicurezza. Comune e ASL hanno deciso per il parziale abbattimento del vecchio ospedaletto, voi siete d'accordo? No, noi siamo d'accordo, intanto non è un monumento storico, diciamo, questo sarà del 1900, ma dopo è una bruttura in questa zona dove escono tutta la nuova viabilità, il primo impatto è demoralizzante perché abbiamo tutti caseggiati transennati, muretti caduti, insomma non si dà una bella immagine di uno che viene nella nostra città. La prima immagine è sicuramente negativa. Voi che cosa proponete? Noi proponiamo intanto di fare anche una zona verde più accogliente, di allargare questa strada. È d'accordo sull'abbattimento di questo vecchio caseggiato di Porta Romana? Sì, sono d'accordo. Cosa ci farebbe lei? Giardini, ripeto ancora giardini.
quindi verde con panchine. Anche sul lato destro, tutti quei ruderi che si trovano sulla destra, dall'altro lato, dove ci sono quei pini, eccetera. Anche lì io farei l'abbattimento. Sono fabbricati ormai che non resistono più. La Porta Romana è l'accesso dell'antica Teramo ai tempi dei Romani, ecco perché si chiama Porta Romana. L'entrata con del verde, con dei bei prati, giardini, è una cosa eccezionale. Insomma, un edificio che non ha nulla di storico, inutile, decadente e pieno di sporcizia, ma non solo. Lì è pieno di topi. Appena cominciano i rumori, iniziano alla sera, iniziano a camminare. Una cosa molto fastidiosa, la ragazza del bar deve tenere sempre la porta chiusa. L'idea di avere uno spazio verde a Porta Romana al posto di quell'ospedaletto architettonicamente irrecuperabile a causa delle gallerie sottostanti piace a tutti, residenti e associazioni culturali. A sorpresa però la sovrintendenza sembra opporsi per via della memoria storica, ma i cittadini teramani sono stufi di questi diktat. La sovrintendenza nella nostra città non la considera per niente, diciamo la verità, noi sono 22 anni e c'era il Presidente del Consiglio che voleva abolirle, noi lo diciamo da 22 anni che le sovrintendenze andrebbero abolite perché non vanno l'interesse della città e dei cittadini. Festa delle scuole in bici questa mattina a Villa de Riseis a Pescara con i ragazzi delle scuole che hanno svolto con riferimento agli ultimi due anni scolastici un progetto inerente alla mobilità su due ruote. Sentiamo. Festa delle scuole in bici, questa è la manifestazione di questa mattina qui a Pescara, a Villa de Riseis, manifestazione organizzata dalla FIAB, dal comune di Pescara e dall'ufficio scolastico regionale. I bambini vogliono andare a scuola in bicicletta o a piedi e ce l'hanno richiesto a gran voce. La domanda era: ma come si fa ad andare a scuola a piedi in bicicletta sempre, tutti i giorni e non solo il giorno del pedibus, perché alcune scuole hanno sperimentato il pedibus, scuole elementari. Andare con il pedibus vuol dire giocare. Quindi è come se iniziasse la scuola col sorriso, con un momento di gioia e di condivisione. Io volevo ricordare che in Abruzzo c'è il più alto tasso di crescita dell'obesità infantile in Italia, cioè i ragazzi devono andare a scuola a piedi e loro lo chiedono, quindi noi non vogliamo più vedere questi SUV che accompagnano i figli fino davanti all'ingresso della scuola. Ma Pescara, molti si chiedono, è una città a prova di bici? Attualmente no, ma bastano pochi accorgimenti per renderla tale. Città come Amsterdam e Copenaghen non erano città che, come le vedete adesso, ma erano città come Pescara, cioè trafficatissime, e hanno cominciato a richiedere a gran voce, come stanno facendo i pescaresi, le piste ciclabili. Hanno trasformato le strade, e come le hanno trasformate? In un modo molto semplice, togliendo i parcheggi ai lati delle strade, spostando i parcheggi nelle strade laterali e facendo al posto dei parcheggi normali e in doppia fila, che non si sopportano più a Pescara, delle piste ciclabili. Poi più ci sono le piste ciclabili, più la gente va in bicicletta e meno macchine ci sono. E adesso apriamo la pagina dello sport, tradizionale appuntamento di fine stagione con il premio miglior biancazzurro organizzato dal periodico Cronache Abruzzesi e dall'azienda Fienis. Quest'anno il riconoscimento è andato al portiere Vincenzo Fiorillo, cui stamani sono state consegnate 100 bottiglie di birra. Ascoltiamo l'estremo difensore biancazzurro. Vincenzo Fiorillo, votato come miglior biancazzurro dal periodico Cronache Abruzzesi, una bella soddisfazione in una stagione che di soddisfazioni, Vincenzo, ne ha regalate davvero poche. Beh sì, sicuramente è un premio che vale doppio, perché ricevere un riconoscimento in un'annata del genere mi rende, quando me l'hanno detto ero molto contento perché onestamente non me l'aspettavo, ecco. Poi voi che sareste in grado di criticare anche Buffon, quindi è un premio che vale triplo, no? Doppio. 10 partite giocate in questo campionato, nell'ultima parte di campionato, quando gran parte dei giochi retrocessione purtroppo erano già fatti, nonostante tutto si è riuscito a sfoderare buone prestazioni. Questo è importante anche per lanciare un messaggio a Zeman in vista della prossima stagione, c'è anche Vincenzo Fiorillo. Beh sì, dopo la matematica retrocessione, onestamente il mio unico obiettivo era quello di convincere il mister, perché la mia volontà appunto è quella di rimanere qua e di rimanere come portiere titolare. Quindi ho provato in questi due mesi a fare
far vedere qualcosa a lui per poter far parte appunto del nuovo progetto. Nuovo progetto, ma ci sono, lo saprai, avrai sentito anche dei rumors, si parla di Pigliacelli che tornerà a Pescara per fine prestito, si fa anche il nome di Brignoli, portiere del Perugia, insomma ci sarà da lottare il prossimo anno per restare a Pescara e per essere il portiere titolare del Pescara in Serie B? Ma guarda, ne parlavo prima, io da quando sono qua ho avuto la fortuna di fare due finali playoff, ecco, e una persa come sappiamo, una l'ho vinta, un altro campionato l'ho vinto a Livorno, quindi diciamo che in Serie B i fatti dicono che io ho sempre giocato per vincere, poi i nomi dei portieri che circolano è normale che ci sia, perché il Pescara in Serie B è sempre stata una società e una squadra tra le prime, quindi probabilmente sono anche tanti quelli che vogliono proporsi al Pescara più quelli che il Pescara magari vorrebbe realmente. Andiamo avanti con la Lega Pro e con il Teramo. Chiusa la stagione con la salvezza, il Teramo è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Questa mattina incontro con Sandro Federico, con cui c'è già un'intesa di massima, ma non è l'unico nome sulla lista del patron Campitelli. Sentiamo Jacopo Forcella. Chiusa la stagione con la sospirata salvezza per il Teramo, è ora di programmare nella stagione futura, partendo da chi la squadra del prossimo anno dovrà costruirla, perché la doppia sfida con Lumezzane ha certificato ancora una volta quanto questo organico vada rifondato completamente. Ed allora ecco che il diavolo si sta muovendo alla ricerca di un direttore sportivo che dovrà scegliere il tecnico e iniziare la campagna acquisti, ma soprattutto quella delle cessioni, che non sarà affatto semplice, perché sono tanti i contratti che saranno in essere anche per il 2017-2018, ma di cui il Teramo non sembra avere davvero bisogno. In giornata previsto incontro con Sandro Federico, l'ex DS della San Benedettese, che in questo momento sembra il favorito alla poltrona, che in questa stagione ha visto alternarsi prima Fabio Lupo e poi Alec Bolla con esiti non proprio soddisfacenti. È naturale che dovesse essere scelto proprio Federico, l'accostamento con Ottavio Palladini sarebbe semplice, ma non scontato, visto che l'ex giocatore del Pescara non è solo pressato dalla vastese di Bolami, ma è anche insidiato da una concorrenza che non è folta ma è agguerrita. Sulla lista c'è anche Massimo Epifani, che quest'anno ha guidato il San Nicolò e che dopo tre anni sembra aver concluso la sua esperienza in biancazzurro. Poi ci sarebbe il nome uscito nei giorni scorsi di Antonino Asta, quest'anno a Salò con la Feralpi prima del divorzio dai Leoni del Garda. È chiaro che Federico nel ruolo di direttore sportivo non può essere l'unica opzione a disposizione di Campitelli. In seconda posizione infatti c'è anche Antonio Bocchetti, ex giocatore con un recente passato anche a Pescara e che ha avuto un'esperienza da dirigente a Pagani come responsabile dell'area tecnica. In questo valzer di nomi occhio agli incroci, perché le coppie potrebbero spaiarsi e dare vita a convergenze che oggi non sembrano probabili, ma che solo le vie infinite del mercato possono rendere possibili. Lasciamo il calcio per occuparci di podismo. Sono stati Alberico Di Cecco tra gli uomini e Maria Grazia Bianchi tra le donne a vincere la quarta edizione della Maratonina del Mare, che si è svolta a Pescara domenica scorsa. Grande successo per la manifestazione, che ha visto ai nastri di partenza 2500 podisti provenienti da tutta Italia. Sentiamo Paolo Sinibaldi. Invasione di podisti e gran caldo alla quarta edizione della Maratonina del Mare, evento organizzato dai Runners Pescara. Oltre alla gara competitiva di 21 km, anche una non competitiva di 10 km e le prove giovanili. Base di partenza e di arrivo, lo stadio Adriatico Cornacchia, ma le corse in programma hanno interessato mezza città con percorso prettamente pianeggiante, ad eccezione del Ponte del Mare. Sono partiti in oltre 2500 gli atleti giunti a Pescara da tante regioni italiane, a testimoniare che questa manifestazione podistica sta diventando tra le più importanti di tutto il settore adriatico. Le vittorie solitarie sono andate all'esperto Alberico Di Cecco e alla italo-venezuelana Maria Grazia Bianchi. Tuttavia i primati della corsa non sono stati migliorati. La classifica uomini: primo Alberico Di Cecco della Vini Fantini in 1:11:25. Secondo dal Marocco Abderrafi Rokhti in 1:13:10. Al
Terzo posto Massimiliano Strappato, Amatori Osimo, 1:13:27. Classifica donne. Prima è arrivata Maria Grazia Bianchi della Lazio Atletica, 1:24:39. Seconda Lorella Buzzelli dell'Atletica Mennea Chieti in 1:28:45. Terza piazza a Barbara Spadaccini, Runners Chieti, 1:33:41. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. La prossima edizione del TG6 è alle 19. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.